Buongiorno ragazzi, buonasera ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono TufoMix e questa sera siamo qua con le chicche di TufoMix, ovvero tutti quei giochi vecchi, passati, trascorsi, che magari non abbiamo visto, non abbiamo guardato, costavano troppo, non volevamo prendere, che adesso ogni tanto troviamo con il Plus Extra o con il Plus Premium. Sono in streaming, possono essere anche da scaricare gratuitamente e quindi ogni tanto ne guarderemo uno. Quest'oggi direi di guardare un gioco che risale al 1900, ragazzi, siamo nel Medioevo. Risale al 2017, è della Bethesda. La Bethesda, quella che fa tantissimi giochi d'azione, di survival, ha fatto anche questo gioco. Ne ha fatti due, il primo e il secondo. Noi ora vedremo il primo. È un gioco d'azione, un gioco stealth, e anche in italiano, oltre che in inglese e in spagnolo, audio e sottotitoli compresi. Quindi possiamo tranquillamente guardarcelo tutto quanto bello bello in italiano. E a questo punto direi di partire e vedere di che si tratta. Okay, tra poco ci siamo quasi. Ho tentato di fare alcune cosette qua velocemente con la schermata, ma ho fatto una mega cavolata. Comunque siamo in prossimità di partire. Lo giocheremo in stream perché lo voglio provare prima e quindi non lo scaricherò perché anche lo spazio è quello che è, ragazzi. Quindi noi lo giochiamo in questo momento in stream. Dishonored. Questo era la versione per Play 4. Noi oggi lo proveremo ovviamente con la PlayStation 5. E poi prossimamente proveremo anche il numero 2, così per vedere un po' le differenze, vedere un po' di che si tratta, vedere un po' sul gioco che prende, vedere un po', insomma. È gratis al momento per chi ha il Plus Extra e il Plus Death, Hostile Outsider, la morte. Va bene, per chi ha il Plus Extra o il Plus Premium è scaricabile, oppure si può giocare anche in stream come stiamo facendo in questo momento noi. Ecco, infatti vi dicevo che è Bethesda, una produzione Bethesda, e adesso guardiamoci l'intro, prima di cominciare a parlarne e a giocarlo insieme. Va bene, l'intro è cortissima, prendo un tasto. Attendere. Luminosità va bene, regola finché il simbolo più scuro è visibile a malapena. Sì, dai, si vede a malapena. Campagna, opzioni, riconoscimenti. Vediamo se già l'audio in italiano, video, audio, vediamo. Audio, lingua predefinita, quindi è in italiano. Cioè, solo l'inglese, ma non c'è scritto che era in italiano questo? Fanno i furbi? Vabbè, lingue predefinite, va bene. Video, gioco, comandi. I comandi sono semplicissimi, sono sempre i soliti, va bene. Quindi a questo punto torniamo indietro. È la campagna. Si gioca la campagna. Giochiamo la campagna. Continua? No, è impossibile. Partita originale, carica. Nuova partita. Campagna 01 vuota. Proseguiamo. Normale, facile, difficile. Ragazzi, noi vogliamo goderci il gioco, capire di che si tratta e quindi lo facciamo così. Poi in futuro vedremo se magari vale la pena di farlo difficile, molto difficile, di farlo in maniera hardcore come alcuni giochi sono al giorno d'oggi. Adesso lo proviamo semplicemente per gustarci un po' com'è, di che si tratta. Quindi dobbiamo cercare di morire il meno possibile, andare avanti almeno per 30 minuti per guardarci un po'. L'ultimo combattimento. Sei alla ricerca di un tuo vecchio mentore, Dowd, che non vedi da 15 anni. Hai sentito parlare di un club di box clandestino dove si usano magia nera e amuleti d'osso. Alien Barkabetz. Potrebbe essere lì. Tutorial. Puoi guardare i tutorial quante volte vuoi. Sono elencati nella sezione tutorial del menu di pausa. L'arma voltaica è un dispositivo
silenzioso che può sparare munizioni di tipo diverso. Ah, pensavo che fosse il fotovoltaico per creare l'energia elettrica, no, è un'altra cosa. Completando un contratto guadagnerai dei soldi, tra le altre cose. Controlla il tuo diario per ulteriori dettagli. I pensieri di queste piccole creature, i ratti, i topi, a volte forniscono indizi utili sull'ambiente circostante e sulla missione. Continua. Mi chiamo Billy Lurka, anche se non sono in molti a ricordarlo. Per anni mi sono nascosta su una nave chiamata Dreadful Whale. Ero un contrabbandiere, un ricettatore e forse una traditrice. Dipende a chi lo si chiede. I nostri nomi sono sempre eclissati dalle parole che li seguono. Se ti nascondi dal mondo abbastanza a lungo, alla fine nessuno si ricorda di te. Finisci per restare da solo, con le tue scelte. Ma non dimenticherò mai l'uomo che mi ha tirato su dal nulla. Daud, il pugnale di Dunwall. Un nome pronunciato dai disperati o dai morenti. L'assassino che ha ucciso un'imperatrice e ne ha salvata un'altra. La vergogna ti brucia dentro a lungo. Quando l'ho tradito, Daud mi ha lasciato vivere. Mi sono lasciata Dunwall e il mio nome alle spalle. Per anni mi sono chiesta se meritavo il perdono. Per anni ho riso di me stessa, perché volevo il perdono di un assassino. La pietà taglia più di una lama. Ora so che perdonare è qualcosa che fai per te stesso, e non solo per chi ti ha fatto del male. So che Daud è a Karnaca, e lo troverò. Daud è a Per Karnaca. settimane. Lo stesso terribile sogno. Una rissa di strada, il mio braccio tranciato a terra, l'occhio cavato con una spada della Gran Guardia. Quando Madonna. mi sveglio ho male per ore. Mi dà i brividi. Questo mi ha sempre dato conforto. L'hai rubato per me, vero Dirdra? Ora è tutto quello che ho di te. Un'altra reliquia dei tempi andati. Almeno ha ancora il filo. Madonna, che sbella di Un coltello. club di boxe agli Albar Kabatz è l'ultimo indizio che ho. Daud deve essere lì. Allora, raggiungi l'Ambarca Bus. Contratti. Puoi consultare l'elenco dei contratti del tuo diario in qualunque momento. Premi il tab per aprire il diario e vai nella sezione contratti. Puoi attivare i segnalatori sui bersagli e trovare altri dettagli nella descrizione. Se porti a termine un contratto, riceverai una discreta somma di denaro e a volte un amuleto d'osso. Allora, Daud, abbiamo detto, è un ricercato. È a Karnak, quindi è qua. Che dice qua? Contratti. Ah, brucia il segugio bianco. Pionaggio industriale. Minchia, mix. Sono dei contratti abbastanza. Questo è. Una megera degli orbi ha rubato il mio povero Milky. È bianco come le ossa di balena. Ma. Piagato dalla malattia. Mi si spezza il cuore a chiedertelo, ma se trovi il mio Milky, poni fine alle sue sofferenze e brucia i suoi resti. Salvalo da quei maledetti orbi e risparmia a Karnaca un'altra piaga. E ci danno 450 soldoni. Come anche qua, spionaggio industriale. Quei delinquenti di Albarca fabbricano pozioni e amuleti d'osso di sopra. Il loro liquore è terribile, ma si vende bene e perdiamo clienti giorno dopo giorno. Portaci la ricetta della grappa, di ratto prima che la nostra birreria fallisca e già che ci sei, distruggi le loro scorte. Va bene, abbiamo due contratti se vogliamo farli e nel frattempo cosa abbiamo ancora? Amuleti d'osso, non ne abbiamo. Testi e mappe non ne abbiamo. Il diario di viaggio è questo. Chiudiamo tutto. Spionaggio, borseggio. Daud non mi ha insegnato solo a uccidere. Lo Mi so. tiene a galla. Per ora. Brava ragazza. Questo è il diario, perdonata. Non avrei. Ah, perdonata. Non avrei biasimato Emily se mi avesse ucciso. L'ha perdonata, ragazze. Quindi direi che se volete, ve lo leggete voi tutto l'ambalabà, tutto il libro. Va bene, qui si può bere un bicchiere di grappino. Lo prendiamo? Trasporta? Lancia? Lascia?
Andiamo verso. Abbiamo il bicchiere in mano? Madonna, l'ho lanciato, va bene. Allora, non c'è altro da prendere qua, c'è un bagno che fa schifo, una catena. Oh, qui cosa c'è? Sidro di Gristol trasporto, lo prendiamo. Ah, ce l'ho in mano però, non me lo fa mettere giù, porca miseria, lo mettiamo qua, lo rimettiamo giù, si riesce l'assia. Ah, ok, che c'è per terra qua? Il solitario ragazzo dei ratti e altre storie. Ah, un libro, un fumetto. Era l'anno in cui la peste affondò i suoi denti insanguinati nel cuore di Dunwall, privandola di ogni grazia. L'anno in cui la gente che viveva all'ombra dei grandi edifici, i cittadini, soffrì di più. Ragazzi, non ce ne frega niente, andiamo avanti. E usciamo da questa stanzetta. Siamo sulla barca, mi sa, siamo sulla barchetta qua, perché vedo delle cose strane. Non c'è Roblò, però immagino che siamo sulla barca. Apriamo, eh. Possiamo. Cos'è? Ah, il cannocchiale, minchia, bellissimo. Ok, andiamo con calma, ragazzi, perché qua non so chi ci può. Ah, wanted, eccolo qua. Che c'è qua? Whisky, sì, terribili, che vuol dire? Sogni terribili, che cacchio leggi, eh? Tufo Mix? Manifesto Contaglia. A quei tempi tutti a Dunwall lo temevano, ma io no. Immagino. L'hai denunciato, brutta sporcaccione. Allora, vediamo qua che c'è, vediamo qua che c'è. È una lettera abbandonata per l'imperatrice. Vostra Altezza Imperiale, grazie per il dono mentre la vostra generosità è all'imperatrice Emily. Ma cos'è? Cos'è? Grazie per il dono mentre la vostra generosità è, non si sa. All'imperatrice Emily Codwin, non voglio i vostri soldi. Lady Emily, non posso accettare i vostri soldi dopo quello che ho fatto. Sto cercando un modo per fare la pace. Cara Emily, vorrei da fare cucire l'abito e chiudere la botola, proiettile, whisky. Non so che cavolo sia sta roba. Andiamo avanti. Un sacco di robette da vedere. Qua, ragazzi, sembrerebbe che c'è un sacco di cose da cercare. Non so che c'è qua. Che c'è. Oh, qua c'è un altro. Il pugnale di Dunwall. Leggi. Capitolo 3. Tratto da un romanzo d'appendice. Dold fissò la lama. Il piano era riuscito e meglio del previsto. In effetti era stato fin troppo facile, ma adesso che tutto era finito, si sentiva vuoto. Niente al mondo avrebbe potuto colmarlo di nuovo, lo sapeva con una certezza che quasi lo spaventava. Billy lo chiamò dalla stanza accanto. Capo! Lasciami in pace, accompagnò la porta prima che lei potesse aggiungere altro. Di lei fidava, non come degli altri, ma non aveva voglia di parlare. Pulendo la lama dal sangue esaminò la macchia lasciata sul panno, sangue reale, ma uguale a quello di una persona qualunque. Nei nobili e negli altolocati non scorreva qualcosa di diverso, qualcosa di migliore? Daud era stanco. Tanto a poco sangue non avrebbe cambiato il suo umore. Di norma non beveva e il sesso non gli interessava. Sentiva una spossatezza impossibile da alleviare. Fece come per sorridere. Il pugnale di Dunwall esausto, ma non era soltanto quello. Cosa provava esattamente? Ragazzi, andiamo avanti, cerchiamo di uscire da questa stanzetta perché qua non so adesso per dove si uscirà. Cos'è? Sembrava quasi un film. No, siamo sulla barca perché sta andando in qua e in là, quindi capisco benissimo che ci stiamo arrovellando come dei carciofi spianati a luglio. Andiamo di qua, che c'è qua? C'è un piattino, là c'è nessuno. Qua dove eravamo? Un'altra stanza? Sì, probabilmente sì. Qui cosa c'è? Niente di che, qua ci esce, ma non so dove andiamo. Aspetta. No, ragazzi, non ci sono altre porte. Cerchiamo di capire dove si esce. Qui non c'è porte, però qua c'è qualcosa, c'è una foto qua. Ah, siamo noi con il tipo che abbiamo denunciato, ovviamente. Va bene, torniamo indietro perché qua non si può uscire. Devo trovare una porta per uscire, ragazzi. Non trovo una porta e non sappiamo come fare ad uscire. Porta chiusa, sblocca. Il motore è andato e la nave ha imbarcato 5 centimetri di acqua. La Dreadful Whale è agli sgoccioli.
No, non ci fa uscire, quindi seguiamo. Ah, ok, probabilmente. Ma che credo di missioni? 2 metri. Ah, ok, si può andare sopra. E da qua dove si salta? Vediamo dove si può andare da qua. Ah, ok. Abbiamo capito da solo che si usciva da qua. Ok, non vedo nessuno però, eh. Sembrerebbe quasi che tutti siano scappati via. Diamo un'occhiata in giro, magari c'è qualcuno. Oh, qui c'è una sega. Ragazzi, non parliamo di seghe, andiamo avanti. Non so, ragazzi, che dobbiamo vedere in questa imbarcazione. L'acqua c'è, non vedo nessuno. Non vediamo nessuno, però abbiamo la nostra spada qua che tagliamo le gole anche ai sorci verdi. Diamo un'occhiata qui dietro, non c'è nessuno. No, qui c'è, cos'è? Un motore, il motore è spento, ovviamente. Qua non c'è nulla, andiamo dall'altra parte. Niente, andiamo dall'altra La stazione parte. era abbandonata da anni. Mi sa. Nascondere la Dreadful Whale è stato difficile, ma è un posto sicuro. È chiusa la porta e non si può entrare da nessuna parte, ragazzi. Cioè, qui non è che c'è un modo, qui bisogna girare come dei carciofoni. Andiamo su di qua e vediamo se c'è qualche cosa, qualche indizio, qualcosa su cui lavorare. Non c'è nulla neanche qua. Qua è chiuso, sicuramente qua è chiuso, ma non c'è niente. Allora andiamo a bacheca delle missioni 19 metri. Ah, perché era sotto, sì, perfetto. Le missioni sono là sotto. Andiamo di qua. Eh no, di qua si va in acqua, ragazzi. Non va bene affatto. Quindi per dove scendiamo? E qua dove eravamo prima? Ragazzi, non vedo soluzioni per dove andare. Mi dà un segno qua così. Bacheca delle missioni, mi dice bacheca delle missioni, va bene. Ispezione. Ti cerco da mesi. So che sei qui, Daud. Sei qui da qualche parte. Quindi dove possiamo andare a cercarlo? Fuori a questo punto, vediamo. Leggi. Megan, devi essere proprio disperata se sei arrivata a scrivermi. Sì, l'ho visto. Ho organizzato un incontro per comprare quegli esplosivi caduti da un carro qualche mese fa. L'ho aspettato, ma non è mai arrivato. Mi spiace non poterti aiutare di più, ma da quel giorno non l'ho più sentito. Mi hanno messo davvero in difficoltà. Isabel, ah, sei stata gentile a non parlarne, ma non ho dimenticato che ti devo ancora una cassa di vino, di fichi, per quello che è successo l'ultima volta. Dammi ancora 2 mesi e giuro che te la porto. Oh. Karnaca è ricca di segreti. Se scopro degli indizi su dove si trova Daud, è perché lui lo vuole. È certo, eh. Cara Megan, che messaggio intrigante! Allora, chi è? Un vecchio amante? Perdonami, ma non mi sembra proprio il tuo tipo. Ma se proprio vuoi, qualche mese fa ho sentito certi signori parlare di un uomo così, visto in compagnia di quei matti degli orbi. Ho serbato il ricordo di questo pettegolezzo nel caso fosse importante, sei fortunata. Quando torni? Fai presto, ci manchi. Abbiamo ancora il tabacco che hai messo via in caso venissi a trovarci. Con amore, Heavy Kitterick. Chi cacchio è?
Va bene, poi qua che c'è simbolo dall'esterno, ispeziona. Quando lo conosco, Daud ha sempre avuto il simbolo dell'esterno sulla mano. Ho chiesto a tutte le bande in ogni lurido anfratto. Non ne ho cavato un ragno dal buco. Non ne ho cavato un ragno dal buco. E questo è quello che si vince fino ad ora. Oh, per te, perché poteva essere interessante. Ancora quel sogno, leggi. Era la Gran Guardia, stavolta nero, ne sono sicura. Un combattimento al di sopra delle mie possibilità. Un passo falso, un errore. Occhio squarciato e una spada a terra. Io neanche metà di me stessa, che arranco per Karnaca, che cerco di stringere un laccio emostatico coi denti. Tiro con tutta la forza mentre sento il cuore che rallenta sempre di più, sempre più debole. Quando mi sono svegliata, il braccio era insensibile fino al gomito e il mio occhio destro bruciava come se Anton stesse cucinando peperoncini piccanti sulla piastra in cambusa. La testa mi gioca brutti scherzi. Mi ci vuole un po' ogni mattina per capire cosa è vero e cosa no. Minchia. Ah, è scomparso il bigliettino, ottimo. Vai. Ho cercato di dormire senza fare sogni bevendo un po' di quel liquore che ha lasciato Anton, ma il sogno mi ha raggiunto comunque e ora la testa mi fa male, come se l'avessi sbattuta contro il muro. E il mare è agitato stamattina, la solita fortuna. Ho fatto cose terribili in passato, ma non ho mai dovuto chiudere gli occhi o vedere la mia mano che trema. Allora, perché continuo a sognarlo? Sembra più un ricordo che altro. E sta peggiorando. Sogno e le dita della mano destra restano bloccate tutta la mattina. Non riesco neanche a fare un nodo e l'occhio destro diventa improvvisamente cieco. Non so cosa fare. Se lo dico a qualcuno, penserà che mi sbronzo con il liquore di Anton tutta la notte. Butto fuori bordo quel che resta della bottiglia. Un altro bigliettino da leggere, vai! Ieri notte mi sono addormentata stringendo l'amuleto che mi aveva regalato Dendre. Mi ricordo che stava borseggiando un riccone per rubargli i soldi o l'orologio, invece trovò questo affare ronzante. Gli ha attaccato un laccio fatto con i suoi capelli e me l'ha dato come portafortuna, ma non è stata la fortuna che ha fatto parlare i ratti. È stato solo dopo la morte di Dendre che ha iniziato a sussurrarmi con la sua dolce voce. L'ho sognato nei suoi campi con i capelli rossi che le spuntavano dal cappello e gli occhi vispi, le mani più veloci di Dunval quando eravamo sdraiate insieme. Ah, ok, quindi è una donna. Dendre è una donna. Quando eravamo sdraiate insieme, le sue dita che scorrevano sulla mia pelle erano tutto per me. Chiudevo gli occhi e non mi importava di nient'altro, ma nel sogno mi guardava come se fosse rimasta sola tanto a lungo da non riconoscermi. Cercavo di abbracciarla, ma il mio braccio non c'era più e potevo appena vederla attraverso un coltre di sangue e dolore, così lontane e metà del mio corpo che mancava, una vecchia ferita che si riapre. Quando mi sono svegliata ero nuovamente sola. Non so cosa mi aspettassi. Sono restata sola su questa nave per settimane. Solo io e i ratti che masticano i cavi in sala motori e mi guardano ridendo. Bastardi ratti! Va bene, che altro c'è da leggere? Oh, ma qui c'è un sacco di roba da leggere. Sogni terribili, leggi! Non sono mai stati così forti. Ogni volta che mi sembra di morire, sono in un vicolo di carnasca. La manica della giacca zuppa di sangue, mezza cieca, la faccia aperta come un mollusco, i ladri che aspettano di controllarmi la bocca in cerca di qualche dente d'oro, che mi rubano gli stivali, o la Gran Guardia con le spade insanguinate che ride mentre muoio. È diverso ogni volta, anche se di poco. Quando mi sveglio mi guardo allo specchio per essere sicura che il mio occhio sia al suo posto. Chi altri delle isole deve controllare che il suo maledetto braccio non gli venga staccato durante la notte? È ridicolo. Sto finendo il tabacco a furia di consumarlo la sera. Quando non riesco a dormire, non so come farò quando sarà finito. Ok ragazzi, abbiamo letto tutto quello che c'è da leggere. Qua c'è un altro bigliettino, la barca, siamo qua, non c'è altro da leggere mi sembra, eh.
Questo qua sopra cos'è? Vediamo se l'ho già letto. Sì, questo l'ho già letto. E quando l'avevo già letto, ragazzi, non ce l'ho fatto leggere e direi che va bene così. Risposta da te, Billy o Megan, o qualunque sia il tuo nome, oggi ormai non lo so più. È stato facile far finta di non conoscerci quando eri Megan. Siamo d'accordo nel voler rispettare le nostre nuove vite e non rimangare brutti ricordi. Allora, cosa fai di bello? Sì, l'ho visto 2 anni fa qui a Carnasca. Ho anche chiesto di te. Gli ho detto che non ti vedevo da quella notte nel distretto sommerso. Di certo, sai perché ho mentito. Non ho mai smesso di uccidere, sai. Serba sempre i vecchi rancori. Spero solo che tu non sia uno di essi. Ragazzi, abbiamo letto tutto quello che c'è da leggere. Non so che altro leggere. A questo punto, qui per te c'è altra carta, ma mi sa che non si può leggere questa. No, qui abbiamo tutto letto. Vediamo. Niente di che. Vediamo qua. No. Abbiamo letto tutto di qua, andiamo di là, forse c'è qualche pezzo di carta ancora da leggere. Io ho capito che qua bisogna leggere un casino di roba, ragazzi. È un gioco questo qua, in cui bisogna leggere chitarra serconiana. Suono che la meraviglia, ragazzi. Va bene. Diario di viaggio, l'abbiamo già visto. Solokov vuole uno studio a Tirvia. Anton Sokolov, rinomato filosofo naturale e pittore, torna a Tirvia questa settimana dopo anni di ritiro a Karnaca. Sokolov, le cui invenzioni e meraviglie tecnologiche sono celebri in tutte le isole, è stato accolto dal suono di fanfare, come si conviene a un eroe nazionale. La parata in suo onore è culminata con una festa a Mastrov Square a Dabovka, dove Sokolov ha tenuto un breve discorso per annunciare l'apertura del suo studio. Interrogato sui progetti per il futuro, l'inventore ha risposto: «Ho già creato abbastanza per altre 10 vite». L'inventore è stato travolto dal rumore terribile della parata e ha lasciato presto i festeggiamenti. Non ho mai fatto sapere se il suo studio accetterà apprendisti. No, niente apprendisti, ragazzi, niente. È bello sapere che il vecchio è arrivato a nord. Sono stata fortunata a conoscerlo. E anch'io. Chissà chi darà il tormento ora. E non si sa. L'imperatrice. Ho preso finalmente il via il progetto. Ah no, scusate, ricominciamo. L'imperatrice Emily Caldwin procede con la riunificazione di un impero distrutto. Ha preso finalmente il via il progetto di rinnovamento del distretto della Torre, dopo la celebrazione del rito funebre per l'alto sacerdote Hul Kulan e i fratelli della fede morti nel tentativo di strappare la Torre di Dunwall all'usurpatrice. Ora deposta Delia Copperspoon. Negli ultimi mesi l'abbazia dell'uomo qualunque ha consacrato e sepolto i resti dei caduti ed eliminato dal palazzo imperiale gli oggetti più pericolosi ed eretici. Supportata dai rappresentanti di tutte le isole, ieri mattina l'imperatrice Emily Caldwin ha rilasciato una dichiarazione che sprona l'unione delle isole sulla scia di questa grande tragedia. La forza dell'impero risiede nella sua diversità di pensiero e azione. Se lavoriamo insieme non c'è risultato che non potremo raggiungere. Siamo lieti di rinnovare la nostra collaborazione con le nazioni sovrane di Marley, Cerkonos e Tivia per una mutua pace e prosperità. In seguito a questo programma sono stati emanati diversi proclami mirati a ripristinare le rotte commerciali e le comunicazioni tra le isole. Sono stati annunciati numerosi lavori pubblici su larga scala, per i quali diversi studi di architettura si stanno già contendendo l'appalto. E qua entra in gioco Construction Simulator. Ci mettiamo anche noi in fila per l'appalto. Quindi, Sua Altezza Imperiale di nuovo sul trono. Se sapesse cosa faccio ora, mi farebbe processare per tradimento. Non lo saprà mai, non preoccuparti, noi non glielo diremo mai.
tendre. È così che saresti ora, mia dolce Dirdra. Ah, Dirdra? Sarei morta poco dopo di te, se non fosse stato per Dauta. Ok. No, questo l'abbiamo già letto, volevo vedere qua. Ah, non te lo fa vedere. Ah, niente. Dendra non te la fa vedere. Ok, perfetto, qui abbiamo tutto, visto tutto. A questo punto possiamo solamente uscire. Però io direi, ragazzi, che siamo andati un po' per le lunghe. L'episodio abbiamo un po' visto di che si tratta, eh? Abbiamo capito un po' che c'è da leggere un casino, un casotto. Qua c'è da leggere che qua? C'è da leggere tante di quella roba che ti sgola la voce e ti finisce in un tormento. Che c'è nel cassetto qua? È vuoto, ma va a fanbrodo, mi piglia per il culo. Un cassetto vuoto. Qui cosa c'è? Niente. Il pugnale di Dunwall, leggi. Tratto da un romanzo d'appendice, capitolo 3. Il pugnale di Dunwall. Daud fissò la lama, il piano era riuscito, o meglio del previsto. In effetti era stato fin troppo facile, ma adesso che tutto era finito si sentiva vuoto. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. L'abbiamo già letto, non lo vediamo più, basta. Usciamo di qua perché non credo che staremo qua tutto il giorno. Che è questo rumore? Oh, c'è una barca che si avvicina, occhio, eh. Attenzione, eh. Vedo una barchetta là che si avvicina, cos'è, la guardia costiera? Uè, c'è nessuno? Ma io, ragazzi, non so dove andare per... Mi dà segnalino, mi fa andare per di qua, vedete? Mi fa andare così, segnalino, per di là. Ma io non posso andare di là. Come ci arrivo là io? Carrozza 52 metri. Sì, ho capito, carrozza 52 metri. Però se vado di qua... Si può saltare di qua, vediamo se si riesce a saltare. C'è un posto dove... Vediamo. E magari di qua potrei. Chissà se riesco a saltare di qua. Proviamo o dite che muoio. Come si fa da lassù? Ok, fatica, non salita, vediamo per dove si va adesso, forse per di qua. Ok, va bene, abbandoniamo, là c'è una carrozza, vediamo di arrivare. Ah, potremmo cacciare per di qua, va bene, abbiamo fatto il giro più lungo, stavamo quasi morendo, ma siamo qua. La topi? Premi quadrato per ascoltare i pensieri dei ratti che parlano tra loro, scambiandosi informazioni su cosa succede sulle strade e nei seminterrati dal loro punto di vista di roditori. Spesso sono messaggi criptici provenienti da un punto di vista estraneo, ma a volte forniscono indizi utili. Ragazzi, possiamo anche ascoltare i topi? Ma va! Cosa mi dite oggi, miei piccoli amici delle fogne? Ma che cazzo ha detto? Ragazzi, è un gioco molto intrigato, è molto intrigante, i topi che parlano e noi li ascoltiamo. Senti qua. Ok, andiamo, cerchiamo andiamo su per di qua, ragazzi. Non so se possiamo salvare il gioco, perché magari vorrei anche essere carrozza. Qui c'è la carrozza, non c'è nessuno però. Vediamo un po' che c'è qua, una casetta vuota.
Niente di che, da prendere non c'è niente, ma il gioco, ragazzi, mi ispira a me comunque. È il numero uno, è vecchio, è del 2017, Dishonored, però mi ispira come gioco, mi sta piacendo perché mi piace girare, ispezionare, girovagare, tutte queste cose qua. Mi fa morire, è proprio bellissimo. Vediamo se posso salvare al momento, eh. Con chi fai? Con chi combatti? Vediamo se posso salvare. Sì, sal possiamo salvare la partita, ragazzi. Io direi di salvare qua. Direi di salvare qua. Vediamo se posso salvare. Sì, crea un nuovo salvataggio, perfetto. E non so, a me non è dispiaciuto questo gioco, questo Dishonored, ragazzi, non mi è affatto dispiaciuto. Siamo qua, è parlato l'italiano, quindi già la cosa mi piace. Quindi è chiaro. Ci sono cose molto strane da fare. Qui abbiamo la carrozza da aprire e salire in carrozza per andare, ovviamente, dove c'è l'incontro di boss, pugilato, non ho capito bene i topi che parlano. Abbiamo un sacco di cose da leggere, ma è divertente. È divertente, ragazzi, e non so se me lo gioco io, ma quasi quasi me lo gioco anche a tempo perso. Ma se vi interessa, ragazzi, fate un fischio. Fate un fischio e lo giochiamo insieme. E lo porto, mezz'oretta, 40 minuti episodio. Non credo che sia tanto lungo come gioco. Magari è abbastanza tranquillo. E insomma, mi sa che c'è la 220, se non la 380 o la 1120. Quindi evitiamo di andare lì sopra. Dicevo, ragazzi, per adesso lo finiamo qua. Dishonored 2017, questa bella, bella avventura targata, firmata Bethesda. E se volete, ragazzi, potete tranquillamente lasciare un like se vi è piaciuta la cosa, se vi piace anche il mio canale. Insomma, il like va messo sempre in ogni momento per il canale, per me, per quello che vi dico, per le mie stronzate che sparo, per il video che vedete, per il contenuto. Il like va sempre messo per questi motivi, ovviamente, se lo volete mettere. Se poi volete anche lasciare un'iscrizione, che non siete iscritti al mio canale, fatelo, iscrivetevi, non costa mica niente, è gratuito l'iscrizione. E poi attivate la campanella, così siete avvisati ogni volta metterò un nuovo video sul mio canale, e magari sarete avvisati da YouTube quando appunto ci sarà un nuovo video. Ma non sempre lo fa YouTube, a volte fa degli scherzi paurosi. Comunque, ragazzi, mi è piaciuto. Dishonored 2 a me mi è piaciuto. Non so a voi, fatemelo sapere. Fatemelo sapere e magari portiamo un episodio ogni tanto per divertirci un po', per rilassarci. Tanto per adesso è rilassante. Non ho ancora incontrato mostri, non ho ancora incontrato spettri, fantasmi, niente di che. Quindi mi sono divertito. Tufomix vi saluta. Vi dà appuntamento ad una prossima perla. Una prossima perla sempre tratta dal Plus di PlayStation, Plus Extra e Plus Premium, dove c'è un numero consistente di giochi tutti i mesi, verso metà mese, verso il 15, il 16, il 20 del mese, vengono sfornati un po' di giochi recenti o più vecchi, su cui appunto basare le nostre scelte, le nostre critiche, le nostre prove. E divertirci così. Quest'oggi vi ho portato Dishonored. Tufomix vi saluta, grazie a tutti quanti, ragazzi, e appuntamento alla prossima perla. Ciao da Tufomix e buona serata, buona giornata, buon mattino, buonanotte, buon pomeriggio, che cazzo fate, fate quello che volete, ciao. Bidi bodi bidi bodi.